Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo di dieta e allenamento, cosa che si dice normalmente, che i risultati nel bodybuilding sono dati dal 70% all'alimentazione e dal 30% dell'allenamento. E questo concetto porta un po' ad alcuni misunderstanding, ossia al fatto che si ideano tante strategie alimentari veramente, veramente valide alla fine, però si perde totalmente il focus sull'allenamento, ossia si dice ok, in allenamento poi alla fine non è che devi fare queste grandi cose, non è che devi accervellarti tanto, l'importante è che fai una progressione semplice. Quindi per esempio faccio un 4x6 con 70 kg, dopo un paio di settimane riesco a fare 65 kg, dopo un paio di settimane riesco a farne 70 e via discorrendo. Quindi questo basta avere un'idea di progressione sul breve, medio, lungo periodo, però per il resto non serve ideare troppe strategie da questo punto di vista. Però l'importante è avere un supporto alimentare che permetta la ricomposizione corporea. Ma quanto c'è di vero in questa idea, in questa affermazione? Quanto è corretto poi relegare e collegare il bodybuilding a uno sport più alimentare che pratico? Ecco, cerchiamo di scoprirlo in questo video in cui cercheremo perlomeno di dare il nostro punto di vista. Allora, cerchiamo di ragionare su quelli che sono un po' gli estremi, ok? Andiamo un po' per eccesso. Immaginiamo una persona che si dedica totalmente all'allenamento, quindi fa tutte le cose per benino, progressioni, crea quell'intimità con l'allenamento, si dedica proprio, gli piace proprio allenarsi, però da un punto di vista alimentare fa un po' le cose, diciamo, a caso, ok? Quindi va a mangiare un po' di intuito, non va a tracciare le fonti, non va a tracciare i macros e via discorrendo. Ok, che cosa succede? Che logicamente va a dare uno stimolo che comunque è efficace, effettivo, però è uno stimolo senza controllo. Nel senso che immaginiamo che una persona che magari un giorno sta in ipercalorica, un giorno in ipocalorica, un giorno proprio non mangia, un giorno va a cheatare, quindi va a mangiare tanto, ecco, non c'è ben un timone, non c'è un indirizzo, quindi è uno stimolo lasciato un po' libero. E d'altro canto anche la performance in allenamento, se non c'è un controllo dal punto di vista alimentare, è una performance che varia. Immaginiamo che per esempio per un periodo un po' inappetente per qualsiasi ragione va a mangiare di meno, ovviamente l'allenamento ne risente al di là di tutti i calcoli e di tutte le idee, le progressioni che può aver impostato. Quindi logicamente abbiamo uno stimolo efficace, quindi che cosa succede? Che nel lungo periodo questa persona comunque risultati ne avrà, perché ok, non c'è un indirizzo preciso, però vuoi da una parte vuoi dall'altra, comunque nel lungo periodo c'è uno stimolo effettivo che porta risultati concreti. Ok, d'altro canto immaginiamo una persona che si dedica tanto all'alimentazione, utilizza un sacco di strategie fatte in maniera efficace, controllando anche l'andamento della composizione corporea, controllando le analisi, la risposta glicemica, eccetera, quindi una strategia alimentare immaginate perfetta, perfetta anche su di lui, però ovviamente si dedica poco all'allenamento. Quindi sostanzialmente quello che va a fare è allenarsi, per carità, però andare magari a calcolare precisamente il numero di serie, ma non instaura, non connette da questo punto di vista di intimità di allenamento. Quindi si allena per fare tot serie, tot ripetizioni. Questo è un argomento che ho anche affrontato in parte sul video in cui dico di non misurare, ok, che trovate qua sopra. Quindi immaginiamo un contesto del genere, che cosa succede? Che abbiamo un indirizzo ben preciso, nel senso che la persona sa che cosa sta facendo da un punto di vista di allenamento, alimentazione, sa esattamente dove sta andando, ok, perfetto. Il problema è che poi non c'è uno stimolo efficace, quindi sostanzialmente i risultati saranno molto molto lenti, proprio perché questo stimolo sarà brando, ma non solo, sul lungo periodo si arriverà ad uno stallo. Quindi sul lungo periodo c'è questa differenza tra le persone, tra i due soggetti, che da una parte comunque i risultati arriveranno, da una parte si arriverà indipendentemente da tutto ad uno stallo. Ok, quindi da questa visione generale che cosa capiamo? Che se vogliamo utilizzare una metafora, l'alimentazione è un po' quello che per una nave può essere la rotta e il timone. Quindi ho una determinata rotta, so dove sta andando, utilizzo il mio timone per arrivarci e da questo punto di vista posso essere più o meno preciso, ossia posso essere maniacale e sapere esattamente il punto preciso in cui approdare nella spiaggia, oppure sapere generalmente che devo raggiungere quell'isola o addirittura quella zona. Ecco, d'altro canto l'allenamento rappresenta per noi il vento, se vogliamo vederla in chiave moderna, il motore. Possiamo avere la rotta quanto più precisa possibile, il timone quanto più levigato, però se non abbiamo il vento che ci spinge in avanti non andremo comunque da nessuna parte. E al tempo stesso possiamo essere anche un po' meno precisi sulla rotta e avere un timone un po' più scarso, un timoniere che è ubriaco, se vogliamo così, però se abbiamo il giusto vento in poppa, allora sicuramente arriveremo laddove vogliamo andare.
Ecco, quindi cos'è che suggeriamo? Cioè, come utilizzare un po' questi concetti da un punto di vista pratico? Secondo perlomeno quello che è il nostro punto di vista. Allora, per la prima parte della vostra carriera, se vogliamo, nel culturismo, quello che vi consigliamo è di stare molto molto tranquilli per quanto riguarda l'alimentazione. Tracciate i vostri macros, impostate una dieta per la massa, una dieta per la definizione, quindi andate a impostare una lieve o un po' più pesante ipercalorica, una lieve ipocalorica, insomma direzionatevi in qualche modo, però poi per il resto lasciate tutto un po' relegato in un cassetto, nel senso so quello che devo mangiare, so dove sta andando, ok, il resto delle vostre energie, soprattutto mentali, deve essere speso su quello che è l'allenamento. Quindi lavorate non solo sull'impostazione di una corretta programmazione dell'allenamento, no, andate oltre, cercate di subito instaurare una giusta intimità con le vostre sensazioni, con quello che percepite dall'allenamento e soprattutto lavorate tanto sugli schemi motori, sulle sensazioni, sulla vostra propriocezione, il controllo del vostro corpo, sono tutte tools che dovete aggiungere per diventare veramente, veramente atleti. Perché alla fine, vuoi non vuoi, il bodybuilding è composto a gesti atletici e rappresenta uno sport, e lo sport si caratterizza per l'allenamento, non per l'alimentazione, nel senso che quando vado a parlare di tennis io penso alle persone con la racchetta nel campo, non penso a come mangia il tennista. Stesse cose per il ciclismo, ci sono tante strategie alimentari suggerite per i ciclisti, però quando penso al ciclismo penso a una persona che sta sulla bicicletta all'aria aperta, non penso al ciclista che la mattina si fa magari un chilo di pasta prima di andare in bici. Quindi detto questo, concentratevi inizialmente sull'allenamento e poi magari dopo che siete avanzati, dopo che siete arrivati a un certo livello, allora iniziate a inserire delle strategie un po' più particolari, a sperimentare su di voi, ecco la CG Lazio, l'apporto grassi carboidrati, è qualcosa di cui parlo spesso e volentieri, però non voglio che diventi il centro della vostra attenzione. Questa è una cosa molto molto importante, perché purtroppo ormai il sacrificio nel bodybuilding sembra quasi più fare la dieta che allenarsi e fare l'allenamento. Ok, detto questo ragazzi è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, scrivete anche la vostra qua sotto perché magari voi preferite dare più attenzione all'alimentazione piuttosto che all'allenamento, insomma cerchiamo di instaurare un confronto, e detto questo vi rimando al prossimo video.